Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi preparo una torta semplicissima. Faccio la torta della nonna. Vediamo gli ingredienti. Per fare la frolla ci vogliono 340 g di farina 00 setacciata, 100 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, due uova, 80 g di burro, poi c'è una fialetta limone, una bustina di vanillina, mezza bustina di lievito per dolci. Poi per decorare 40 g di pinoli, dello zucchero a velo vanigliato. Poi invece per fare la crema, la nostra crema pasticcera, abbiamo bisogno di 500 ml di latte, poi 100 g di zucchero sempre semolato, 4 rossi d'uovo, la buccia, mezza buccia di limone, perché l'altra mezza la metteremo grattugiata nell'impasto della frolla. 30 grammi di farina che dovremo ancora setacciare e della vanillina e cominciamo. Ecco, mettiamo la buccia del limone, quest'altro mezzo ci servirà per questo. Mettiamo anche la bustina di vanillina. E lo mettiamo sul fuoco. Ecco, mettiamo la fiamma al minimo e lasciamo che si scaldi. Ci occupiamo della crema adesso. Mescoliamo i 4 tuorli d'uovo con lo zucchero nel frattempo che si scalda il latte. E mescoliamo bene, facciamo una bella cremina. Ecco, aggiungiamo la farina poco a poco. Sempre setacciata e mescoliamo. Appena il latte sarà caldo, lo verseremo un po' alla volta qui. Vedete? Eccolo qua. Ecco qua, è bello caldo. Leviamo la buccia del limone. E quindi poi prendiamo il mestolo, mettiamo un po' di latte un po' per volta perché è caldo, se no le uova, e mescoliamo bene. Ecco qua, adesso ho riacceso la fiamma, è bassissima, e mescoliamo senza mai fermarci fino a quando la nostra crema comincia a prendere consistenza. Eccoci, vedete? È pronta. Adesso noi spegniamo la fiamma, mettiamo un po' di zucchero semolato così, intorno, al centro, perché o mettete della pellicola, ma sinceramente con l'impressione che, vabbè, insomma, e se no, questo è meglio. Zucchero semolato sopra farà in modo che non si crea quella fastidiosa pellicina. Ecco, adesso la facciamo raffreddare completamente e ci occupiamo della nostra frolla. Allora, farina, burro, mettiamo un pizzico di sale, poi mettiamo mezza bustina di lievito per dolci setacciata ovviamente. Mi si storce tutto. Tarana. Allora, la vanillina. Poi così, zucchero. E mescoliamo tutto a mano. Ecco qua, abbiamo mescolato burro, zucchero e farina. Adesso sto mettendo la buccia grattugiata del limone. Poi col pennellino leviamo, perché guardate ce n'è tantissima. Mai buttare via niente. Questo pennellino è fantastico. Ecco così. Poi la fialettina al limone,
all'aroma del limone, le nostre due uova sbattute. Mettiamo all'interno, prendiamo le capentole, così. Ecco, così. E impastiamo sempre con le mani. Eccoci, vedete la nostra frolla è pronta. Mettiamola nella carta trasparente. Mezz'oretta come minimo minimo in frigorifero a riposare. Mezz'oretta 40 minuti. Nel frattempo si raffredda anche la crema pasticcera, quindi dovremo dare pari passo. A tra un po'. Eccoci qua. Allora, ho imburrato e infarinato questa teglia cerniera. Ho messo anche una base di carta da forno in fibra naturale. Ho preso l'impasto, ho tagliato un po' più della metà e adesso lo sto lavorando con il mattarello, vedete? Sto cercando di dare la stessa circonferenza. Così. Ecco qua. Questo è il primo. E adesso andremo a posizionarlo qui nella teglietta. Eccoci! Eccolo qua, il secondo disco di pasta frolla è pronto. Qua l'ho già posizionato, adesso lo carrelliamo con la forchetta dappertutto e andiamo a prendere la nostra crema pasticcera che oramai dovrebbe essere fredda. Eccoci, vedete? Con lo zucchero non si è neanche formata la pellicina, una bella mescolata. E cominciamo a riempire la nostra prima parte della frolla. Ecco qua, ho bucherellato la nostra frolla. Io ho fatto un po' il bordino perché questa non sarebbe proprio la teglia giusta. Va bene così. Poi cosa facciamo? Mettiamo i pinoli sopra, così. Sono 40 grammi questi, eh? E mettiamo in forno a 175 gradi per 25-30 minuti. Ovviamente date sempre un occhio perché ogni forno, che sia ventilato o statico, è sempre diverso da uno dall'altro. Quindi quando vedete che i pinoli sono belli dorati, con uno stecchino provate e dovrebbe essere pronta. Eccola qua, a tra un po'. Eccoci qua, è pronta, l'ho appena sfornata. Adesso la facciamo raffreddare almeno una 40-45 minuti, anche un'oretta. Dopodiché andremo a impiattarla. Eccoci, è pronta! La torta della nonna è pronta. Io l'ho fatta raffreddare tre quarti d'ora, però prima di tagliarla io aspetterei ancora un po'. Nel frattempo la spolverizziamo con dello zucchero a velo. Eccoci, guardate com'è bella! L'ho spolverizzata lo zucchero un po' più intensamente verso il bordo e un po' meno verso il centro. Eccola qua. Se volete vedere la fettina quando io l'aprirò, potete andare su Facebook La Vispa Teresa, potete andare sulla mia pagina Facebook La Vispa Teresa, nel mio gruppo La Vispa Teresa, oppure su Instagram Vispa Teresa 08. Quindi troverete le foto di questa torta aperta. Eccola qua, io non apro perché è ancora tiepida, preferisco che si rapprenda. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate sempre la campanella perché io vi terrò sempre aggiornati. Mettete sempre un like perché a me fa molto piacere. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, un bacio, ciao alla prossima!